Ciao a tutti ragazzi, questo video qui lo sto facendo solo per informarvi che su Xbox Live potete scaricare gratuitamente la beta del nuovo Gears of War. Questa beta qui ovviamente è una beta online e potrete fare un solo tipo di partita. La partita non mi ricordo più come cavolo si chiama perché c'è una memoria pari a un Commodore 64. Comunque in questa partita dovrete distruggere una cosa del nemico, è una specie di cerca e distruggi, simile a quella di Call of Duty, mi sembra. In poche parole, la prima, diciamo, ondata, chiamiamola prima fase, impersonerete gli umani o le locuste. Con gli umani dovrete difendere il vostro obiettivo e ovviamente dovrete uccidere le locuste e tutti gli altri mostri. Invece, se sarete locuste, ovviamente dovrete distruggere le cose per gli umani. Vi consiglio molto di scaricare questa beta perché veramente ne vale la pena. Almeno vi gustate un po' il gioco come sarà in futuro e vi divertirete, ve lo dico, vi divertite. Io subito pensavo che dopo un po' mi rompeva le cosiddette palle, invece tipo ci ho giocato per 2 ore di fila senza mai annoiarmi. Poi il bello è che questa beta salirete anche di livello, quindi siete lì che dite: minchia, adesso sono livello 5, che figata. Comunque, veramente, veramente una bellissima beta. Il gameplay che state vedendo nel video non l'ho fatto io, l'ho preso a caso su internet perché non sono riuscito a registrare nessun gameplay su questa beta. Comunque, se riesco, dico, se riesco, se tutto mi va bene, visto che è un periodo che tutto va male, poi già sto male io. Comunque, se riesco, vi faccio un gameplay della beta, sperando che mentre che registro non mi lagga il televisore, perché c'è sto problema che io vedo le immagini in ritardo, quindi muoio. Dopo, già adesso è stato ammazzato. Una cosa così, una cosa stranissima. Mi era già successa una cosa così con la beta di Medal of Honor Warfighter. Mi sembra che era Warfighter. Comunque, basta. Vi volevo solo informare di questa beta. Scaricatela. È disponibile per chi c'ha Gold. Perché tanto per chi è Silver non può giocarci. Quindi, ovviamente, è disponibile per chi ha Xbox Live Gold. E basta. Grazie per aver visto questo video. E vi saluto. Ciao a tutti.